Il disastro della metropolitana a New York. Un treno della linea che corre sotto la Lexington Avenue ha investito il treno precedente fermo nella stazione della 116esima strada, provocando il più grave incidente del genere verificatosi negli ultimi 10 anni. 2 morti e 51 feriti sono il triste bilancio del sinistro, che avrebbe però potuto avere conseguenze ben più gravi se non fosse avvenuto alle 9:23 minuti, ossia poco dopo l'ora di punta per gli uffici. Il conducente del treno investitore, al quale pare risalga la colpa del disastro, estratto in gravi condizioni dalle macerie, è deceduto all'ospedale in seguito all'amputazione di una gamba.